Mi sa che c'è il tuo amico Donato da Varese, caro Parenzo, no. Sì, c'è il tuo amico Donato, c'è il tuo amico Donato. Sì. Di a questa merda infinita, che cazzo pensi di quelle altre merde infinite di chi? Che hanno fatto partorire nel loro cervello il fatto che ogni italiano, se volesse, può ospitare in casa un profugo a 400 euro. Bellissimo, bellissimo. È l'iniziativa del comune di... Io da quando sono nato non ho mai sentito che nessuno pensa a questo, e dobbiamo pensare a quei maledetti profughi di merda che non c'entrano un cazzo con questo paese. Devono andare fuori dai coglioni, che sono tutti islamici. Guarda, quando ha intervistato quell'altro simpatico, ci sono diversi tipi di psicosi. Senti come abbassa la voce, è una psicosi tipica. Senti che tu, Cruciani, sono guerre loro, sunniti, Islam, Allah, sono guerre di merda loro, sono guerre di merda loro. Vabbè, che bisogna fare? Bisogna chiamare un medico subito, questo bisogna fare. Se io fossi un assassino, io vorrei avere l'animo dell'assassino, quello sanguinante, per ammazzare Renzi, per evitare che faccia segnala tutto alla polizia. Renzi è un assassino! È un assassino! Vabbè, ho capito, però uno può dire un assassino in senso metaforico, ma non puoi dire... È letteralmente Renzi! Non dice mille italiani che ospito mille italiani! Qua siamo nella rovina! Siamo nella rovina, ma io non sto gridando perché voglio fare scena, perché io già sono un artista anche se non urlo. Io sono un grande artista anche se parlo piano. Siamo nella rovina. Vabbè. Dammi 5 minuti che cambierò l'Italia dalla testa ai piedi. La radico. Incomincio dalla Corte Costituzionale. Quei porci maledetti che guadagnano 3 volte quelli della Corte Costituzionale inglese. Quei maledetti lestofanti. Quei farabutti schifosi. La Corte Costituzionale. Ora noi abbiamo tanti, noi abbiamo tanti problemi. Che cazzo serve sta Corte Costituzionale? No, io per carità. Che cazzo? Io ci cacco sopra la Corte Costituzionale. Ma le vuoi finire? La Corte Costituzionale è vero che è uno scandalo, che i soldi. Che cazzo servono ste cose? È tutta una sporcizia, credetemi! È una sporcizia! Tu vuoi ribaltare l'Italia in 5 minuti di ribaltare... Tutto. Quel coretino di Di Battista che pensa. Lui pensa ai immigrati. Li pensa, ci sono i negretti, quell'altro lì, quell'altra merda di Giobbe Covatto, quel figlio di puttana! Ma che c'è tra Giobbe Covatto? I negretti in braccio, si prendesse un figlio di una povera napoletana che ma ti... Ma l'unica speranza è che gli venga un infarto in via. Scusa, ma che c'entra Giobbe Covatto? Spiegami, che c'entra? Giobbe Covatto è un altro corrioto comunista! Ma Giobbe Covatta è uno che fa sì, lo so, un pezzo di merda! Ma che c'entra Giobbe Covatta? Ma è un povero malato mente! Non difende me! Non difende i miei figli! Deve essere eliminato! Anche lui! Bisogna difendere i nostri figli! Noi dobbiamo... Povero pazzo! Di benedetti! A quell'altro stronzo maledetto come si guarda, chiama! Guarda, questa credo che sarà la sua ultima apparizione qui, perché dopo questo qualcuno sicuramente lo andrà a prendere. Aspetto a casa! Tutto! Non ti preoccupare che Mezza Italia sta con me, coglione! Mezza Italia sta con me! Con i punti di Mezza Italia sta con me! Fanno solidarietà al terzo mondo, queste robe qui, Africa. Sono un operatore umanitario, sì. Ah, sì. Donato, come consideri gli operatori umanitari? Uno schifo! Questa gente, un operatore umanitario di merda! Oggi sei carico, aspetta, sei carico, ciao. Donato, vai. Ah, Donato, Varese. Donato. Pronto? Ciao, Donato, come stai? Bene, grazie. Innanzitutto, ieri era il tuo compleanno, giusto? Sì, mi sembra. Sì, è vero. Ma come mi sembra? Sì. Beh, applausi. Caro Parenzo, anche tu, unisciti degli applausi. Compleanno. Compleanno di Donato da Varese. Io per fortuna non conosco, non me frega niente. Faccio gli auguri ai miei amici. Non ai... Per rappresentare l'Italia ci vogliono dei grandi uomini. Tu ti sentiresti? Grandi la uomini. La nave di guerra stellare. Non con quelle cose che c'è lì accanto a te, quelle cose. No, ma tu ti senti in grado di guidare l'Italia, sì o no? Certo. Fermi tutti. Guerra fermi stellare. Tutti. Guerra stellare.
ma noi fra 10 anni ci saranno molte donne molto più povere. Che sane che ci sono questi ricchioni maledetti, questi sporchi luridi, che quello che hanno conquistato non l'hanno conquistato negli ultimi 7000 anni, quando si inculavano tra di loro, si mangiavano, si spammavano la sborra sul pane, sul che schifo, no, ma lei è veramente un idiota. Aspetta, proprio, ma fa schifo, non fa parlare questo, non fa ma parlare sei questo, una questo persona è un, schifosa, questo è un uco mentale, questo ma che è un schifo uco mentale. Ma perché ci sono 20, no, non dico 20, ma 12 milioni di persone che vogliono ascoltarmi. 12 Quante? Milioni. 12 milioni. La trasmissione ne fa 2 milioni e lui ne trova 12 milioni. Cioè, secondo te tu hai questa merda che è a fianco, questo scodo volante. 12 milioni. 12 milioni. Tu secondo te tu hai 12 che la pensano come me. Vorrei gridare al mondo, 12 milioni di italiani che vogliono, e io no, una finestrella, e peraltro io non sono nemmeno un coglione, un giornalista pennivendolo lo schifoso che c'è lì a fianco, io sono un musicista che scrivo cose. Un musicista? Pagani, un musicista, abbiamo il Ludwig van Beethoven, il Mozart da Varese. Scusa, tu hai 12 milioni di potenziali elettori. 12 milioni, te li faccio. Io ho 12 milioni di italiani che vogliono sentire Donato da Varese. 12 milioni. Vendola è un porco immondo, schifoso, amico degli islamici. E Vendola dovrebbe sapere che gli islamici se lo beccano, gli tagliano l'uccello, glielo mettono in bocca, lo impiccano e gli tagliano le mani. Ma che schifo. Allora, quel porco di Vendola miserabile, questo è anche possibile, dovrebbe metterci in testa queste cose. Come lui, in Italia abbiamo un mare di porci, che vogliono fare sti porci. Io non ho mai pensato potesse esistere una persona simile. Fidati di zio. Bisogna prendere a bastonate. Cioè, secondo te non deve... Bisogna dire, un uomo di merda, che cazzo stai facendo con questi soldi nostri che hai rubato alla regione? Ma di cosa l'ha rubato? Ma guarda che questo prende una querela per diffamazione, ma che gli tolgono via quelle poche cose che ha. Ma tu lo sai che non aspetto che questo. Però malato di te. Ovviamente... 12 milioni di italiani come mi vengono a liberare? Ma dove li trovi questi 12 milioni di italiani? Merda! Ma posso sapere il calcolo come è stato fatto? Adesso lasciamo perdere tutto quello che ha detto. I 12 milioni come saltano fuori, amico mio? Te li butto in faccia uno per volta. No, effettivamente il calcolo come è stato fatto è una cosa abbastanza curiosa, no? È stato fatto perché su 10 persone ovunque vada su 10 persone, 12 milioni su 60 milioni di italiani. Ma tu che problemi di infanzia hai avuto? Per di merda, dillo di merda. I rumeni hanno ucciso più di 6.000 italiani. Posso dirlo? Perché quel figlio di puttana di Prodi, D'Alema, ancora Prodi, quella troia dell'agonia, che c'entra? Che pazzo, ma mando, ma che c'entra? C'entra perché la Bonino è una troia! Come tutti questi malati mentali, cioè, hanno il sesso malato, perché io sono sempre dell'idea che quando un uomo prende il cazzo, lo mette nel culo di un uomo e dice che bello, è un uomo malato. Vabbè, malato che c'entra, quello malato. Ma perché non tu mi interessa un cazzo, io sono dell'idea che chi va a mettere il cazzo nel culo sporco di merda è malato, basta. Che Vendola è un miserabile uomo che non è mai servito a un cazzo, miserabile uomo che non è mai servito a un cazzo, come nemmeno quello che c'hai a fianco, che se fosse stato per me Berlusconi, quello non gli avrei messo nemmeno la scopa in mano a questi bastardi comunisti che comandano tutto, adesso anche l'utero delle donne, come e vanno in magistratura, ci sono quei porci di magistrati che dovrebbero messi in galera, i magistrati dovrebbero essere messi in galera, andranno a prendere con la collottola, macinarli, sì, voglio andare in galera, ma alcuni magistrati devono essere uccisi e che li vengono a prendere per quello che commettono. Ma chi? Quali magistrati uccisi devono essere? Ma anche quel porco magistrato, c'è quel povero uomo di 84 anni lì. Il genere di Berlinguer, il santone di merda Berlinguer, perché Berlusconi in quella rete di merda c'ha tutti questi comunisti, figli di puttana,
è andato in America ad operare calma. Due donne per avere un figlio, quel maledetto sporco che nella politica sta come un preservativo bucato, e questo merdone che hai a fianco, questo comunista capitalista che hai a fianco, che nella vita non ha mai lavorato, come vedi in faccia, guarda che faccia da merda che ha, guardate che faccia da merda, ma che c'entra adesso il centro rotondo è. Dove sono quei vermi dei centri sociali? No, ma tu guarda, tu a me non mi conosci. Io voglio che arrivi qualcuno ad aiutarti, sei furbo, come una puzzola, vergogna, hai spinocchiato Berlusconi per farti dare il contratto, ma come cazzo hai fatto ad andare lì a Matri? Come cazzo hai fatto ad andare a Matri? Questi porci moriranno tutti ricchi, non conosco un uomo di sinistra che è molto povero, a meno che non sia stato defraudato da una puttana svedese, sono tutti ricchi, sia questa merda di dire che Renzi è uno schifoso, perché un servo è un lurido servo, non ha il coraggio di dire che Renzi è uno schifoso, è ma che politica dice, putida, ma non sai neanche le Donato contro D'Artagnan, Donato contro D'Artagnan, quello ho sentito, quello è stato terribile, lì è rimasto annichilito. Donato, chiama, ti prego, per dire qualcosa su D'Artagnan, ti prego, chiama. Ha detto delle cose vergognose quel Donato lì. Amico mio. Donato da Varese, l'ho chiamato, caro Donato, eccolo grazie, qui. Grazie Giuseppe. Dimmi Donato, dimmi. Io sinceramente sono molto incazzato. Ma su che cosa sei incazzato? Donato da Varese, sto nemico della nostra Italia, allora. Nemico, sì. Questo nemico, questa vergogna di Israele! Questa è una vergogna di Israele! Questo miserabile che è a fianco, che tra l'altro lui è soltanto una pedina, è la vergogna. Ma perché? Dell'Israele, perché, mio nonno. Ma perché? Allora, noi non abbiamo una guerra. La nostra guerra è già finita con 42 milioni di islamici in Europa. La nostra guerra è già finita. Tu mi devi far incontrare il più grande imam della terra, al quale devo fare 10 domande. Aspetta, queste 10 domande. Allora, queste 10 domande devono essere. Allora, io rispetto l'Islam. Allora, io star zitto questa volta. È patologia, eccolo qua. Merda, siamo finiti, ma non hai più il legame tra malattia mentale, il nostro futuro tra disturbi mentali, ma non ce le puoi ipotecare, nemmeno Dio adesso. Merda, perché siamo completamente fottuti. Scusa, Donato, il giorno dopo l'attentato ha detto bisogna fare un'analisi corretta di tutto quanto sia capitato a Bruxelles. Uomo di merda! Ci sono stati dei figli da là che hanno fatto saltare mezza Europa! Uomo di merda! Ma lo faranno ancora la cosa che voglio capire. No, perché ce l'hai? Io ho saputo che ce l'hai con Franco Di Mare, perché? Franco Di Mare è un miserabile. Un miserabile. A me dovrebbe spiegare che cazzo fa in Rai, a che cazzo serve. Ma perché? Ma è un conduttore, lui, dai, io su. Quando parlo di lui, parlo anche di quattro porcoli. Come facciamo a risolvere? Tutta questa merda rossa che hanno distrutto il mondo! Ma lo fanno anche. Questa merda a fianco a te, questo è uno stampino 12 milioni, di cancro, che ha un ego, prendi ormai il cancro, che è impazzito, lo fai a pezzettino, lo fai in infinitesimi parti, no, ed esce fuori questo qua, quello che è a fianco, che è incurabile. Ragazzi, Donato, allora i rumeni, tra i rumeni, i popoli rumeni che sono entrati grazie a quel porco maledetto di Prodi, a ma quella troia dalla adesso Donato, sei guarda, è una cosa miserevole, perché sono questi responsabili. Sono questi che hanno firmato il trattato di Lisbona, sono loro che l'hanno fatto entrare. Noi non avevamo bisogno di 3 milioni di rumeni. Questo nemico eterno dell'Italia deve sparire! Questo deve sparire, ma te lo dico, deve sparire letteralmente questa merda! Una povera ragazza che non vive più! Noi, e lì nell'oculo!
mentre lei si fa le foto. Ho fatto un articolo su di lei oggi, ha chiuso subito. Ho fatto sono un entrato e ha chiuso. Ricolfi fa gli articoli. Luca Ricolfi fa gli articoli. Napoletano fa gli articoli. Non tu. Tu non fai niente. Ma quali articoli? Vai. Vabbè, alla tua lobby grave. Ma che c'entra, dai, dai, Donato? Allora che volevi dire? No, continua, continua. Ma chiudi sto poveretto, dai, ma è malato tu di mente. Tu sei un poveretto. Ma tu sei una merda. Io ogni volta che ti sento mi vengono i conati di vomito. Ma quello lì quello è che... un lurido sporco. D'Alema deve essere ucciso. No, D'Alema questo. Sì. Ma... D'Alema deve essere ucciso. Ma che c'entra? Se non si firma un trattato di quelli... Ma questo stai esagerando, guarda, lascia che te lo dico. Se vuoi bene gli italiani, sì, liberati di questo porco! Se vuoi bene gli italiani, finché sarà troppo tardi! Quando sarà troppo tardi, non avremo nemmeno più l'aria per respirare! Sì. Liberati di questa merda! Liberati! Buttalo fuori! Ciao, ciao. Vado subito a Milano a pisciare sul sigaro di Cruciani. Renzi deve essere ucciso. Lo dice Fernando, si controlla di voce anche, no? Renzi deve essere ucciso. Una bomba letterale. Parla fortissimo. Una bomba. Non c'è fine, non c'è fine. Ma una bomba entreranno, non c'è fine. Ci sono 800 milioni di africani. Ma basta. Miserabili, cornuti, che bisogna andare a tagliare il cazzo. Ma non impara la lezione mai. Agli africani bisogna andare a tagliare il cazzo. Quelli fanno sempre figli. Ma non impara la lezione. Ci verranno a uccidere in casa. Ve lo sto dicendo. Ci verranno a uccidere in casa. Adesso non è che non succedono, perché gli stiamo dando anche le nostre mogli, gli stiamo dando il culo, gli stiamo dando l'albergo, mettiamo a disposizione merde come Parento, no? Parente che fa un pro islamico, proprio. Ma questa gente qui per cosa deve pagare, voglio sapere io. Cioè se uno fa questo discorso. Ma la bomba dove bisogna mettere? Non credo la bomba. Cosa? Una bomba su Mare Nostro! Ne uccideremo, che stiamo parlando di 3.000? 3.000, ma basta, non ci saranno più morti! Questi sono tutti giovani, forzuti, ai tanti pieni di salute. Ma tu dici, con i barconi, che bisogna fare con i barconi? Affondarli, sparare? Una bomba! Bisogna adesso uccidere, allora! Sparare. Una bomba! Sparare. Una bomba! Bisogna adesso uccidere, allora! Ma se come mare uccidere? Se mare non si può sparare ai barconi! Quindi io vorrei parlare con Papa, tu dovrei fare da mediatore, io voglio parlare con Papa Bergoglio, non sto scherzando, lui deve spiegare a me perché si è messo in testa di islamizzare l'Italia. Beh, adesso mi sembra un po' grossa questa cosa. Il Papa vuole. Papa Bergoglio mi deve spiegare a me che sono un cristiano. Sì. Perché vuole islamizzare l'Italia. Voglio parlare col Papa! Cazzo, ma il Papa deve parlare con me, mica può entrare nel Vaticano, soltanto una persona potente! Lui deve parlare con un sottultimo. Io sono un sottultimo. Deve parlare con me. Mi deve spiegare perché vuole far entrare gli islam in Italia! Me lo deve spiegare puntino per puntino. L'Islam deve andare fuori da questo continente se non vogliamo vedere sangue infinito. Questo porco maledetto che è a fianco, dagli un calcio sotto i coglioni, schiacciagli i piedi, rompagli quegli strati che ne ho. Io domani ancora faccio una confusione della Madonna, ti telefono e voglio parlare con il Papa, e il Papa davanti all'Italia deve spiegare a me perché vuole islamizzare questo paese. Il Papa, deve fare i conti con me. Sì. Il Papa è inutile che si nasconde sotto una pelambrana. Ma questo non gli è bastato la querela di Chicco Testa, questo credo, gli è bastata ancora. A me merda, zitto, uomo di merda, abbia almeno un po' di coraggio come ce l'ho io. Il mio coraggio, uomo di merda, non ha fatto permettere di avere un cazzo non della vita. Non ti è bastata la querela. Non sono una merda come te, non mi vengo a nessuno. Io per essere un parente, io ti faccio vedere chi è parente. Parlo così come parli tu. Aspetta. Dove abito io? Testa, è diventato un po' una Bangladesh. Praticamente un cazzo. Anzi, dietro una macchina esce fuori una palandrana. Vai in un mercato, ci sono altre cinque, tutti vestiti in connec, con quelle palandrane che cadono per terra. Ma dove? Non si capisce un cazzo! No! Ecco. Anche quel porco di D'Alema! Continua a dire che, ma che c'entra D'Alema? Sono una risorsa. Sapete, sono una risorsa perché i contributi che loro versano all'Inps, se loro dovessero lasciare l'Italia, l'Inps cadrebbe su se stessa. Sì. Uomo di merda che
se ne andassero tutti fuori dai coglioni, li potremmo sostituire con anche la Boldrini. Questa gente deve essere, quelli di, deve essere uccisa. No, uccisa, dai, uccisa. Guarda che cazzo ha fatto andare quella brutta bestia, quell'orido, che cazzo ha fatto. L'Europa ha bisogno di 30, 40, 50 milioni di immigrati. Allora, dove sta il Parlamento? Come uno spazzino, come uno spazzino potrebbe stare in una sala operatoria. Come la Donato, come Donato sta le persone sane di mente. Come Donato sta le persone sane di mente. Ciao, ciao Donato, Donato Tavarese, è grande nemico di Telese, eh? Grande nemico. No, grande nemico, no, lo ignoro soltanto. Lo ignoro, sì. Non ha costrutto? Non ha costrutto. Ha molto strutto, ma non ho costrutto. Ma com'è che lo soprannominavi tu? Strutto è buono. D'Artagnan, D'Artagnan. D'Artagnan. Ma uno che prende 300 euro al mese, come cazzo fa a fronteggiare sto cavolo della bolletta? Ma vendere un pezzente, vabbè, non, pezzente allora, non esiste un aggettivo contro vendere. Allora io penso, nessun aggettivo si abbassa a offendere vendere. Ma lasciamo stare quel pezzente, quel miserabile farabutto. Ma che ha fatto? Ladro, non si sa che cazzo è. Parlo con un milione di gente come te, perché non fate altro che rimpizzarvi lo stomaco, cagare dalla mattina alla sera, scopare e non pensate a nulla. Ma tu hai visto quegli uomini con le parandrane addosso lì? Che cazzo avranno sotto quelle parandrane? Ma avranno sicuramente tutti i cazzi duri 24 ore. Ma chi? Ma chi ce l'hanno? Tutti i cazzi duri. Ma ti pare mai possibile che quelli siano tutti gli eunuchi? Ah, ma dici, che cazzo devo operare? Allora, cazzo, ma chi ti stai parlando? I preti? Di chi sta? Ma chi? I preti che hanno le tute addosso sono i più grandi sciabatoni della storia. I più grandi sciabatoni sono visitatori, sono i specialisti delle fellatio. Fellazio, sono veramente degli esseri a sesso 24 ore su 24 ore. E probabilmente Bergoglio, il prete Bergoglio, che io lo rispetto, sì, però non credo che lui rappresenti Cristo, perché Cristo dice che stava con le terga su un giacimento aurifero, d'accordo? Ma queste cose le fanno capire i veri cristiani. Ce ne vuole anche questo porco che è a fianco. Donato, tu sei un piccolo uomo che ha un grande dramma dentro. Io voglio aiutarti. Allora me lo devi mostrare. Allora mi devi incontrare e davanti scegliamo 100 persone a caso. Vediamo chi ce l'ha, chi ce l'ha il dramma dentro. Morda infinita. Allora trovami un campionario umano. Fermi tutti. Poi ci incontriamo io e te e vediamo chi c'è dentro il dramma umano. Ragazzi. Il dramma umano. C'è il dramma umano, ce l'hai tu. Zanzarosi, andate a fare in culo. Sì, te stesso. Allora, la parola razzismo non esiste. Che c'è, sia la Chiengi che la Boldrini, che ricordo ancora, che sta alla camera come sta una puttana in una sala operazione. No, ti sto dicendo che per me non mi rappresenta e non è il luogo suo. Ho capito, però non si può dire. Allora, non è il luogo suo. Quel testimone oculare è la iella della sinistra, perché se avesse testimoniato a favore del negro, io lo chiamo negro perché era un bambino, capito? Visto il film, negro, adesso ci hanno ridotto proprio come soldatino, si dice nero. Io dico, grandi il popolo sai negro. Sai cos'è che? C'è stata anche una cantante che è uscita a Sanremo. Anche era una negra, fieramente, ha detto sono negra. Oh, l'hanno fatto sparire. Razza negra esiste! Io rispetto la razza negra e non posso rispettare la razza nera! La razza nera che cazzo è? La merda che dentro il canto, ma che cazzo è? Esiste la razza negra! Come? Vergognati! Servo della merda! Ma io quando dico che tu sei un servo della merda, inglobo tutti i traditori italiani! Ma chi sarebbero i traditori? I traditori delle nostre libertà! Chi sarebbero? Allora, dobbiamo... Scusa, ma il prete di Fermo, che ne pensi del prete di Fermo? È un figlio di puttana! No! È un amico schifoso! Ma che ha fatto? Che per il spirito del denaro, della moneta, dell'euro, dice cose contro Cristo, contro tutto! Allora, le offese quando senti parlare, abbiamo i derivati in pancia! Quasi parla di economia. Vabbè, ma quello che c'è... lo scempio! Quello, ho capito! Quello, le banche bisogna farle esplodere! Come esplodere? Che c'è? Non perché uno chiama, scema negra! Ma io non so come devo definire, io mi vergogno di avere di italiani così, a piangere! Mi sembra una pefica!
una predica! Ah, e dove sono il nullo dei 7.000 famiglie che guardano sono stati uccisi i figli? Perché tu per quante contraddizioni puoi avere, carissimo Giuseppe, in confronto a questo scafandro di merda che è lì? Tu sei un santo! Aspetta però, Parenzo, che hai detto? No, vorrei soltanto, purtroppo tu sai che è l'unica finestrella che ho dalla quale posso dire tutte le mie cose, che peraltro sono condivisibili con i miei 12 milioni di fan, di persone che hanno quasi 11 milioni, dico, come 11 milioni? Sono diminuiti purtroppo. In che senso? Ma non lo so, sono diminuiti perché alcuni erano dei fake, dei falsi. Io sento che gli omosessuali, purtroppo, il sesso per loro non era soltanto metterlo nel sedere e eiaculare, il sesso è come se fosse stato per loro. Per loro il sesso è come fosse stato, come io mi metto a mangiare, che dire, ma che ti voglio dire, prendo un caffè, ma diciamo, io ho conosciuto un omosessuale. Cioè sono più perversi, secondo te? Porca di quella puttana! Allora, io mi trovavo a Milano una volta, mi ricordo, bastioni di, come di Porta Venezia. Porca di quella puttana! Porca di quella puttana! Era un mio amico che suonava la batteria. Era un omosessuale, non lo disse. Allora, Vabbè, allora... Ma che cazzo gli vuoi dire? Ma cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi dire, signore? Ma io per parlare con un omosessuale basta che lo guardo negli occhi e mi salta addosso, dai, ma prima che la donna ti salta addosso c'è un po' di pudore prima di saltarti addosso. È un uomo solo, è un uomo disperato che si attacca all'800-24-0024. Soprattutto sono gente malata. No, tu ha detto. Anche se c'è un'amica che mi potrebbe odiare. Sono malati, è gente proprio malata. Cioè non è inconcepibile che un uomo si metti dentro un uomo in un cazzo, ma non è una cosa buona. È malato, è malato, dice che sono malato. Parola contro quel porco di Dario Fo! Hai visto quel porco di Dario Fo che cazzo ha fatto? Che ha fatto? Quando ha partito quelle puttanate che ha scritto, in base a quelle puttanate che ha scritto, non si è mica incazzato quella merda! Ma su che cosa? Quel finocchio mentale, non si è offeso! Ha detto, lì c'è una specie di controrivoluzione, la merda! Ecco perché Dario Fo non gli dovevano dare il proprio nome! Gli dovevano mettere uno, come te lo dire, uno, il primo glielo devono mettere con ficcara nel culo, perché quello è dell'Italia. Ciao Donà, ciao. Ma tu sai quante pariette che ci sono in Italia? Che vuol dire quante pariette? Una ce n'è. Sono quelle che hanno contribuito a distruggere questo paese! Perché quella lì, perché la donna che ma perché che ha fatto? Non ho capito. Non è una criminale! E che va bene? Non è una prostituta! No, questa è una comunista! È la cosa più obbrobriosa della terra! Ma non è comunista! È una comunista della radical chic, sempre. Ma non è comunista! Uno, due, a parlare, cioè, pensavo fosse un comico della trasmissione, no? Beh, sì, diciamo che comico non è un comico, è un signore. Ma perché non fa ridere, però ce ne sono tanti comici che non fanno ridere, quindi pensavo fosse un comico. No, non è un comico. Ma la Parietti? Ma Rai 3, quando vogliamo sfondare il culo a Rai 3? Ma che c'entra Rai 3? È anche mia! Ma che... È una Rai anche ma che c'entra? Ma che c'entra allora, Rai 3 adesso impazzito? Andare Rai 3. Ma io devo andare via, ma non ci voglio andare a Rai 3. Ma non ci voglio andare a Rai 3. Bisogna batterla. In Rai 3 ci mettiamo 100 giornalisti tutti di destra. Ci sono stati per 50 anni quei maledetti porci, quei mangiasangue, quei ma chi lumini, sarebbero? Chi sarebbero? Quegli scafandri di merda! Ma chi sarebbero i comunisti? Devono andare fuori da Rai 3! Ma l'avete vista Rai 3? Ma sì, ma è una vita! Ma è una mafia! Ma la conosciamo Rai 3? La conosciamo Rai 3? Sono porci grassi, opulenti! Ma come porci grassi? Non vuole nessuno! Ma che significa? Che deve essere riscattata, deve cadere nelle mani dei veri italiani! Che non vuol dire? Che stanno distruggendo l'Italia! Ma non vuol dire nulla! Che promuovono il porco Prodi! Ma non c'entra Prodi, non c'è più! Ma non c'è più Prodi! Vabbè, Donato, però Prodi. È uno... Ora, Rai 3. Un assassino! Ma come un assassino? Che mi venga a mettere in galera! Non ci credo! Prodi detto, è un assassino! Cruciani, non dimmi. È possibile! Dimmi. Non è possibile, questo è amico tuo! Ma non è amico mio! L'ho pagato da voi! Cioè, dai, non può essere tu! Italiani innocenti! Sono morti con il trattato di Lisbona! Siti, che... Dillo questo, anzi che preoccuparsi della cazzata che c'è di cane sull'avambraccio! Vergognati! Parietti! Vergogna! E tutto quel mondo nefando della sinistra! State rovinando l'Italia! Ma chi sta rovinando l'Italia? Non c'è più l'Italia!
Vai a dire a Renzi che deve fermare quello sporco imbroglio. Chi di cosa? Quei mafiosi. Di chi? Che mangiano solo dalla mattina alla sera. Chi? Sulle spalle nostre. Chi sarebbe? Per far entrare gli africani, i falliti, tunisi, islamici. E mentre non si vedono stati a vivere. Aspetta. Vai, scusami, Renzi, ti voglio vedere a piangere anche un italiano che stasera non sa che cazzo mangiare! Ma che vuol dire? Vergognati! Vergognati! Ma perché si deve vergognare la Parietti? Hanno un'oretta, questo ha un'oretta, pronto? Dimmi. No, questo è uno psicopatico totale. Ha un'oretta, dicevi? Che ne so, è intervenuto uno, che ti devo dire? Amici miei camionisti che ci sono, ma Cuba sei non una vergogna per la categoria dei comunisti, sei una vergogna. No, amico mio, mi spiace dirtelo, ma la vergogna è quella che parlano. Non ho capito che pensi di Donato. Donato, penso che è un miserabile. Quello è un deficiente, quello è un mentecazzo. Perché? Che fa? Che ti ha fatto? Ti penso di impressionare tu. Sto coglione, quella sola a mattina, o pezzo di merda, te lo prendo lo scollo. Donato? Momento, che scontro di cervelli. Io a questo idiota che l'Italia si è arrivato in questo stato, è la sua gente! Scontro, sono i porci comunisti! Sotto mentite spoglie! Hai capito? E Renzi non è un comunista, ma sta lì, è in quella merda lì, l'Italia, l'hanno rovinati i partigiani, c'erano quasi tutti i criminali che hanno ammazzato migliaia e migliaia di persone che erano innocenti, quei cornuti che odiavano Mussolini, ma hai sentito che questo? Volevano il potere! Ucciditi, merda, ucciditi! Io amo la gente, ma non posso amare gente come voi! Ucciditi, merda, ucciditi! Ucciditi, merda, ucciditi! Aspetta, ma che c'entro io adesso? Stupro di quel pacco di napoletano! Aspetta! Dagli il mio numero, Luciano. Ma parlatevi tra di voi, che volete? Dagli il mio numero. Chi venga a Milano stanotte? Io vengo. Dei comunisti! Quella voglia deve essere smantellata! E data alla gente onesta! Quella che ama il popolo! Quella che vive per il popolo! Quella che vive per il sacrificio! Ma che fame di merda! Ma scusami, fermi tutti! Ecco chi sei! Violento, sporco violento! Condanniamo Napolitano! Ma che c'entra Napolitano adesso? Napolitano come sotto i colpi di Stato! Ma Napolitano è un figlio di puttana! Ma adesso, ragazzi, però non si può accettare! Ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? Non si può, ma chiudilo! Un figlio di puttana che ci ha portato nella miseria! Con l'euro! Mauro! Donato, fermala, ma adesso è andato fino all'euro. Questo dice. Sono la Parietti, sono imbecille. Sono deficienti. Mauro, capisco che ha ragione Parenzo, che qui non siamo a Ferruccio Parri contro cosa. Questo mi pare evidente. Questo schifoso che è a fianco deve andare a Padova e deve andare a leccare i coglioni a Bitonci. Si deve bere lo sperma di Bitonci e potrebbe in qualche modo assomigliargli. Questo è il veleno della nostra Italia. Ma come perché? Questo? Che ha fatto? Allora, come volgare, questo c'è l'assassino Renzi. Che Renzi deve essere ucciso. I magistrati vengono a prendermi. Renzi deve essere ucciso. Una macchietta. E che facciamo con Bergoglio? Con Bergoglio? Che facciamo con Bergoglio? Bergoglio, 4 cacci nel coglione a quell'idiota! Brutto idiota! Non c'è manco. Rappresento io Cristo! Io rappresento Cristo! Tu! Sono figlio di puttana! No, beh, adesso tu rappresenti Cristo e Bergoglio. Invece no, adesso questo mi pare troppo. Adesso comunque è una teoria. Donato da Varese, Donato! Vai! Partiamo da Prodi. Guarda, Prodi è una persona per bene, è stato il miglior presidente del Consiglio. È un assassino! C'entra, perché sennò mi sono pensato che Prodi si era fottuto alla Franzoni. No, dai, adesso. Ma io ho sognato questo. È un sogno di un malato di mente, infatti. Benissimo. Lascia perdere i soldi. Non ho paura di niente, testa di cazzo, per quello che sta accadendo in Italia. Lurido!
Allora, siccome che Renzi è uno dei più grandi delinquenti che la storia conosca, e dillo pure a quel giornalista lì che ogni tanto mi capita accidentalmente ad ascoltare, si chiama Milan. Milan, che c'entra Milan? Che c'è, povero Milan? È bravissima persona. Che è successo? È un porco comunista, anche quello. Ma no, comunisti! Ma perché è malato? Non ho capito, vabbè. Ma un uomo che può con un uomo non è una cosa normale. Ma perché non è normale? Si incappettano e basta. Uno che il papà e la mamma, un bambino nasce, te questo cazzetto, sai che lo dovrei andare a mettere nel culo a mezzo mondo. Mamma, io voglio una fighetta, perché quello è normale. E lì siamo all'origine. Cioè, allora, sono distorsioni mentali che purtroppo io non sono. Vabbè, voi fate. Ma perché dovresti essere migliore? Dai. Perché dovresti essere migliore di Donato, migliore di qualcun altro? Perché ti senti un gradino più alto? Perché? Perché? Madonna, ma non un gradino, mi sento 10 piani. Ti senti superiore, superiore. Certo. Donato. Una vergogna che in Italia nel 2016 con l'istruzione passatemi questo schiavo è nemico degli italiani, uomo di merda. Ma lo sa anche Prodi? Paolo, ancora. Si rivolge a te, Paolo. Uomo di merda! Uomo di merda! Me lo devo scrivere? Uomo di merda! Lascia perdere Prodi. Guardi, non mi rivolgo a una persona così. Questo è un delinquente! Questo è meglio che lo faccio! Buttatelo fuori! Vai a scuola! Allora, fa parte del cancro di questo paese! Vai a scuola! Non esagerare! Vai a scuola, caro! Vai a scuola! Sei ignorante! Sono tutti malati quelli di sinistra! Sì, non hanno capito un cazzo! Dove cazzo ti hanno messo il giorno? Non voglio più sentire una parola di responsabili! Fermo! Questi assassini! Fermo lì, Paolo! Come lo consideri uno che reagisce così, che parla così? Non è da TSO, come ha detto Parenzo. Ma certo, ho malato. Culo! No, fermo! Curatelo, mandateli l'ambulanza, Paolo. Questa non è democrazia, metto giù perché ho da fare. Mi piace, buonasera. Fai il culo e sparisci l'Italia! Sparisci un inchiare di merda! Assassino che difende Prodi! Fermo! Fermo! Giù! Fermo! Basta! Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Allora, tornando a come si risolve il problema degli immigrati, per non farli venire più in Europa, in Italia, perché adesso hanno fame o scappano da guerra. Aspetta, che c'è un tizio, c'è un ragazzo che ti vuole dire due cose, un ascoltatore, Donato. Sì. Donato, dimmi. Grazie. Donato. Ascoltami. Dimmi. La voglio prendere lenta. Prendi la lenta. È normale che adesso io mi trovo una persona che ogni volta che quelle poche volte in televisione vorrei stare lì per prenderlo, non dico proprio prenderlo e sputargli in faccia. Proprio sputargli in faccia. Un intelligentone, sai. Ah, che ci sono milioni di italiani. Come? Stai zitto, cretino! Ma aspetta! Assassino! Ma come? Con le tue ideologie stai distruggendo gli italiani! Allora, il meridione sta morendo di fame! Certo. Porco figlio di puttana! Porco figlio di puttana! Questo qui dovrebbe essere violentato da quattro africani. Donato, non si può sopportare. Via questo storpio mentale. Di parlare all'assassino Renzi, di chiudere quello scempio che c'è lì in Canale di Sicilia. Renzi è un criminale. Renzi deve essere messo in galera. E i magistrati sono tutti corrotti. I brandi, come vuoi rispondere? Portalo. Perché dovrebbero mettere Renzi in galera. E a questa quaglia schifosa. Ma perché? Dovrebbero legarla a casa tua, non fare nemmeno una. Questo è un soggetto che non sa che altro che coadiuvare la forza all'Isla. L'Isla sta diminuendo contro i cristiani cattolici. Ma vai a cagare, ogni tuo nemico è ucciso un cristiano, cretino! No, tu sai trattare a favore degli italiani! La conosci la parola italiana, ma lui pensa di essere a favore di Italia! Italia! Tu sei un italiano, figlio di puttana! No, ma perché? Li prendi!
Riprandi è sconnesso dal mondo. Ma perché pensi che stia tradendo l'Italia? Ma così. Riprandi è un mentecatto. Ma così alimenti la violenza. È un mentecatto con gli occhiali che lo fanno parlare. Vabbè. È un povero mentecatto. Gianfranco, cerca di tu che fai il politico, cerca di convincere questo signore che sta. Guarda, se mi fai parlare con lui, ma. È di Varese, poi delle parti tue, questo signore. Non c'è problema, mi incontro con lui e cerchiamo di avere un dialogo. Perché io non voglio parlare da perdente, voglio parlare da vincente, perché un minuto così dovrebbe essere. Prometto anche dalla camera, da letto, perché questo qui potrebbe fare un figlio identico a lui, sporco come lui. Io voglio gli uomini, io in televisione voglio gli uomini, con i d'acciaio, no, questi lui, queste lui dementi. Senta, comunque si tranquillizzi un attimo, perché i cristiani, i cattolici sono sempre di più rispetto agli islamici. Uomo di merda, ma tu veramente penseresti che se l'Europa avesse anche un problema economica, vabbè, l'Egitto ci accudirebbe con le navi da militare. È difficile per accudire migliaia di cristiani ci avrebbero fatti però saltare a cannonata. Uomo di merda, uomo di merda. Ciao. Ma mi fai ridere, Donato. Ciao Gianfranco, ciao Donato, ciao ragazzi, fermi tutti. No. Fammi sentire Donato, dai, fammi sentire Donatino. Donato, pronto? Dimmi Donato, dimmi caro, dimmi. Allora, il cristianesimo è nisa, c'è quel porco papa di merda che dovrebbe essere il papa. Noi non dovremmo avere nessuna relazione con l'Islam. Ma pure i cinesi vuoi cacciare? Cosa fa? Pure i cinesi. Si fanno la valigia e se ne vanno via. Prendete questo sto Parenzo, allora, questo però aspetta, scusami. Parenzo, questo è un problema. Parenzo è nato sporco. Parenzo è nato ogni volta schiavo. Che dici il mio nome Parenzo è nato un agglomerato di batteri che non sa dove andare a finire. Cos'è interessante? Agglomerato di batteri, io vorrei avere, guardate, perché ci avete dato la casa rurale cocazza. Però, allora, però c'è anche il Papa di mezzo, eh? C'è anche il Papa il di mezzo. Il Papa è un figlio di puttana. No, ma non può essere, dai, Donato. No, io non parlo il con Papa questo. È un grande figlio. Non si può dire. Lo dico. Non si può lo dire. Dico. Voglio andare in galera. No, non puoi andare in galera, dai. Non si il può. Il Papa deve difendere i cristiani. È un'offesa, dai, un'offesa eccessiva. Uno può criticare la politica. Deve difendere i cristiani. Io non ci parlo con questo. Deve difendere i cristiani. Adoriamo il Dio della Bibbia, non il Dio del Corano. Vabbè, ho capito. Però quindi non ci posso parlare con questo. Fuori dalla storia. Non merita il mio rispetto e se vuole che gli insegno come si fa. Vabbè, Donato, ciao, tanto non ti fermi stasera. Allora, vorresti anche la testa a tanti italiani che purtroppo sì. Mentecatti italiani. Come non si potrebbe chiamare questo ciao qui? Ma ciao qui c'è un casino. Guarda, se tu mi avessi fatto entrare. Benissimo, questo per me è sempre un islamico. Se tu mi avessi fatto entrare. Che c'entra italiano di passaporto? È un islamico. È italiano di passaporto. Che pezzo di mezzo gli ha dato la cittadinanza. Per me resta sempre un islamico, un mio nemico. Se tu me l'avessi fatto entrare, gli avrei fatto alcune domandine. Sì. Che lo avrei fatto cadere a testa in giù, mi avrebbe detto. Per esempio. Perdonami. Allora, ciao qui, a me deve dire il Dio dei cristiani. Dove cazzo se lo vuole mettere? Io te lo dico. Sarebbe da bruciare, compresa quella porcella della Letizzetto. Ma che quella ha fatto? Merdosa. Ma che ha fatto? Vorrei scrivere io qualche cosa per Letizzetto. Ma che ha fatto? E tu scrivi le cose mie comiche. E le dirai. E beffeggiamo tutto il mondo sporco e puto della sinistra. Ma che ha fatto? Che sta facendo incendiare l'Europa. Chi è il vero Dio qui in Italia? Chi è il vero Dio? Ma non lo so. Qua, chi è il vero Dio? Ma non lo so, chi è il vero Dio? È Allah, Oyave. È Allah o Yahweh? Dio è quello lì. Che io, Parenzo. E qui con un altro Dio. E ricordati che ci sono milioni di italiani che dovrebbero ascoltarmi. Un uomo di merda. Un milione. E tu sei un nostro nemico a cui ti è stata data voce. No, nostro nemico. Ma nemico di chi? Ma nemico di chi? Nemico di chi? Sei un nemico degli italiani. No, ma chi? Italiani. Parenzo è nemico di chi? No, chi è? Canta Fratelli d'Italia. Canta fratelli d'Italia, un uomo di merda, un milione, e tu sei un nostro nemico, a cui ti è stata data voce. No, nostro nemico, ma nemico di chi? Sei un nemico degli italiani.
italiani! No, ma chi? Italiani! Parenzo, canto italiani! Canto fratelli d'Italia! Canto fratelli d'Italia! Canta! Canto fratelli d'Italia!